Ciao, sono Michele Bondani, titolare di Packaging in Italy e con il video di oggi sul profitto genetico vi voglio parlare di come il marketing può far diventare un packaging e un prodotto dal profitto genetico. Stiamo parlando di un'azienda leader nel suo settore, conosciutissima, tra l'altro fa parte di una multinazionale. Vado a leggerla perché in questo momento non mi ricordo tutti i marchi che ha. La multinazionale di cui sto parlando è la Bolton. I marchi che ha diviso in 5 macro categorie sono nella cosmetica la Colistar, per dirne uno, piuttosto che nella cura personale Neutro Roberts, Borotalco, Bilboa, nell'alimentare Riomare, Palmera. E Simmental, prodotti per la casa, Vicinet, Smack, Vetril, chi più ne ha più ne metta, negli adesivi, la colla U, la Bostik, eccetera. Questo è per dirvi che il marketing ha lavorato, stiamo parlando di aziende che il marketing lo sa fare, ok? Il marketing ha lavorato molto bene. Perché dico questo? Perché parlo di questo prodotto che sto prendendo oggi al supermercato, che è il tonno Riomare. Il tonno Riomare realmente non è un prodotto diverso da tutti gli altri, è un prodotto che almeno a livello di palato, di quando lo andiamo a mangiare, per quanto mi riguarda, ma penso anche la maggior parte di tutti voi, è uguale all'80-85-90% dei tonni che troviamo in circolazione. Però il marketing ha trasmesso che questo è il tonno dalle pinne gialle e il tonno che si taglia con un grissino. Ed è una cosa che non è di poco conto, ma è una cosa fondamentale per la riuscita di questo tipo di prodotto. Quindi è anni, veramente anni, perché stiamo parlando di comunicazioni, di spot pubblicitari degli anni 60, dove il marketing del tonno Riomare continua a trasmettere che è un tonno con una differenza, una peculiarità diversa, che è il tonno dalle pinne gialle. E voi potete andare a leggere tranquillamente su Wikipedia che il tonno dalle pinne gialle è l'80% dei tonni che si trovano in circolazione. Questo c'è scritto su Wikipedia, okay? Basta googolare un attimo sulla stringa di Google e si trova questa informazione. Ma l'altra cosa bella è che è il tonno che si taglia con il grassino, quindi il visual che noi vediamo all'interno della confezione è quello che ti fa percepire a livello di comunicazione che è un tonno che si proprio molto morbido, che si può andare a tagliare senza la forchetta. Io vi ricordo sempre che non esiste un prodotto di qualità che sia venduto senza che il packaging trasmetta la qualità del prodotto sulla confezione. Detto questo, vi aspetto per la prossima videopillola e per spiegare nello specifico quello che è lo strumento e il packaging dal profitto genetico.